Grazie, buongiorno a tutti. Caro Matteo, abbiamo le elezioni in regione Emilia-Romagna e la notizia di ieri che il CIE di Bologna diventa cara. Sembra cara una roba che costa tanto e ci costerà tanto, perché il centro accoglienza richiedenti asilo politico ospiterà già da ora 500 profughi che vengono dal Ghana, dalla Nigeria, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dal Sudan. Forse parlare di Mare Nostrum è un po' superato, perché noi abbiamo sempre detto che bisogna chiuderlo, ma di Terra Nostra non bisogna parlare, perché qua ci stanno colonizzando, ci stanno invadendo, e se in Emilia iniziano a far arrivare questa gente, ce la distribuiranno su tutto il territorio. Noi abbiamo detto come Lega che i nostri sindaci non li accoglieranno. Continuiamo e facciamolo sapere a tutti che non è obbligatorio accoglierli e pagare loro le spese quando abbiamo la nostra gente che sta morendo di fame, si suicida perché non hanno più lavoro e vanno sotto i ponti perché non hanno nessuno che gli dà una mano. Abbiamo fatto tutti le assemblee territoriali provinciali. E da più parti sono venute le mozioni sul lavoro, sull'immigrazione, sulla politica europea e sulle riforme istituzionali. Però noi te l'abbiamo già consegnato e devi essere tu a farne una sintesi di queste questioni e non credo che nessuno si debba e possa sostituirsi al segretario federale nel fare delle proposte, perché un conto è parlare, un conto è lavorare sul territorio. E quando io vedo gente che da questo palco fa dei proclami e invece sul territorio, sui giornali, sui social network, sputtana il movimento, io questo non lo concepisco. Quando qualcuno, e l'ha detto prima di me il responsabile federale dei referendum, volutamente non ha fatto nulla o poco per raccogliere le firme per una così importante iniziativa politica e poi viene a fare il fenomeno sul palco, credo che bisogna metterci uno stop a queste cose, perché sennò la Lega non sarà mai unita, ma sarà unita nel parlare, ma mai nel fare. La Lega oggi ha un grande potenziale. Nessuno ci credeva, Matteo, che tu avresti portato la Lega al livello che abbiamo portato, che tu l'hai portata. Anzi, all'interno del movimento c'era gente che lavorava perché questo non succedesse. Adesso è ora di dire finiamola. Perché da domani abbiamo finito la fase congressuale, programmatica, abbiamo sistemato lo statuto, da domani dobbiamo fare politica. In Emilia si vota il 9 di novembre, molto probabilmente, o comunque giorno più, giorno meno. Abbiamo bisogno di una Lega forte, abbiamo bisogno di tutti i nostri rappresentanti che vengano sul territorio e che lavorino per la Lega, non per altre situazioni. Quindi chiedo, come segretario dell'Emilia, di avere il massimo supporto da tutto il movimento, i governatori, i parlamentari, i sindaci, che da domani fino al giorno della data delle elezioni, non si facciano pregare e non vadano in vacanza, o meglio ci vadano, ma ci diano un'altra data, perché abbiamo bisogno del supporto di tutti. Perché già abbiamo i rompicoglioni all'interno, se poi dell'Emilia o della Romagna, ma se poi invece quelli che sono fuori dall'Emilia-Romagna non aiutano il movimento, cresceremo in alcune zone, ma non dappertutto. Invece noi vogliamo crescere. Vogliamo farlo in modo pulito e vogliamo farlo rispettando il regolamento della Lega. Perché il regolamento della Lega va utilizzato non quando fa comodo, ma sempre. E quindi usiamo tutti gli articoli del regolamento e usiamoli per aiutare il movimento e non per affossarlo. Grazie. Grazie.